Avvocato Sergio Calvetti, grazie ancora per la pillola che stiamo presentando. Argomento: truffa dei diamanti tramite quattro banche. Ci ha raccontato l'altra volta come si stava andando, adesso c'è di mezzo un fallimento di una delle due società che fisicamente vendeva i diamanti. Ci può aggiornare anche qui sulla situazione per chi li ha comprati? Beh, sì, diciamo che la nostra azione a tutela dei risparmiatori che hanno investito nei diamanti si è sempre rivolta, alle banche che hanno in concorso indotto i risparmiatori ad acquistare questi diamanti a prezzi notevolmente superiori al loro valore reale, trovandosi oggi, non solo senza diamanti nella maggior parte dei casi, ma soprattutto con valori totalmente azzerati o quasi. È successo che una delle due società, la IDB, è stata dichiarata fallita e l'udienza di verifica dello stato passivo, quindi delle domande che ogni risparmiatore deve presentare, è per l'8 marzo del 2019 davanti al Tribunale di Milano. È importante presentare questa domanda non solo per chiedere il ristoro e il risarcimento del danno per il minor valore di investimento, ma anche per rivendicare la proprietà e quindi il possesso del diamante, perché nella stragrande maggioranza dei casi il diamante veniva venduto sempre a quei prezzi che abbiamo detto, quindi sempre con quel sistema truffa, ma in più, il più delle volte, veniva anche restituito alla società o alla banca che lo tratteneva in custodia. A questo punto, con il fallimento, laddove i diamanti fossero stati dati in custodia appunto alla società venditrice, è necessario e indispensabile effettuare la domanda di rivendica per avere almeno i diamanti e poter chiedere quindi il risarcimento del danno per la differenza. È fondamentale procedere in questo senso perché se no la banca che eventualmente verrà chiamata a rispondere del danno potrebbe eccepire che il risparmiatore non ha svolto quelle attività, quelle azioni a tutela del proprio credito che finisce poi per essere girato ovviamente alla banca laddove la banca dovesse essere chiamata a Ecco, rispondere. questo è molto importante perché ricordiamo che delle quattro banche Beh, sono più coinvolte, di quattro, le insomma, quattro siamo le più, quattro più quelle più importanti importanti. sono Unicredit, Intesa, Monte dei Paschi di Siena e Banco PPM. Vedo che è Esatto. saltato il diamante, ma lo rimettiamo subito, grazie. Per tre di queste banche è in fase avanzata la procedura per il rimborso con modalità diverse, con il Banco PPM ancora non c'è un accordo. Però, torniamo al discorso, è importante che si faccia questa richiesta, altrimenti la banca potrebbe eccepire Sì, qualcosa e le c'è banche questo sono rischio. brave a eccepire qualcosa Esatto, pur di non non dobbiamo pagare. lasciare scampo alle banche che hanno, ripeto, in concorso con le società di vendita di questi diamanti, non dobbiamo lasciarle scappare, quindi dobbiamo assolutamente seguire tutte le procedure necessarie. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.